Buongiorno a tutti cari amici ed eccoci qua nel mio garage in compagnia della lavatrice Electrolux francesina modello EWF 146 410V. Come possiamo vedere, la lavatrice è stata finalmente integralmente riassemblata e possiamo vederla qui davanti a noi in funzione. In questo momento sto eseguendo un lavaggio di prova, un ciclo cotoni a 60 gradi con 1400 giri di centrifuga impostati. Ho impostato anche l'extra risciacquo e ho scalato leggermente il tempo con il time manager. Ho scalato il tempo di due tacche. Così impostato, il time manager corrisponde più o meno all'opzione sporco quotidiano, sporco normale, diciamo. La durata prevista del programma è di 2 ore e mezza. Vediamo tra l'altro che in questo momento si è attivata anche la resistenza scaldacqua e si è acceso il simbolo del riscaldamento sul display LCD. A conferma del fatto che la resistenza scaldacqua è stata posta in funzione, se osserviamo sul mio contatore qui presente, possiamo notare che la rotellina sta girando velocemente, a indicare proprio il maggior assorbimento della resistenza scaldacqua. Il carico che in questo momento sto lavando è composto da asciugamani e tovaglie, è un carico relativamente esiguo. E questo, diciamo, è un po' un lavaggio di prova, ecco, per vedere come se la cava questa macchina. In verità, con questa lavatrice ho già eseguito due bolliture a 90 gradi, rispettivamente una bollitura per il lavaggio dell'interno vasca ed una bollitura di stracci bianchi. Il detersivo utilizzato, sia per gli stracci bianchi che per questi asciugamani e tovaglie, e il Denkmit o Denkschmidt, insomma, non so quale sia l'esatta pronuncia di questo prodotto, comunque sia il Denkmit in polvere. Io lo pronuncio all'italiana, quindi Denkmit, detersivo in polvere. Come giustamente qualcuno puntualizzava nel mio video precedente in cui mostravo questa lavatrice ancora smontata e in fase di riassemblaggio, più che francesina la dovrei chiamare olandesina dal momento che si tratta di un modello destinato al mercato belga o olandese o forse anche francese, chi lo sa. Comunque sia francesina mi piace di più, dai, sa di qualcosa di più carino, proprio come le francesine, insomma, dai. Vabbè, dai, insomma, sdrammatizziamo un pochino. Ah, che soddisfazione, cari amici, vederla finalmente in funzione dopo oltre un anno, eh. Perché questa lavatrice è giunta qui in casa mia il 2 settembre del 2020 ed è stata riparata il 1 ottobre 2021, quindi l'altro ieri. Quindi esattamente 13 mesi dopo il suo arrivo qui a casa. È stata un'attesa bella lunga, insomma, dai. Però alla fine l'attesa ha ripagato in soddisfazione. Guardate che bella macchina. Sulla carrozzeria non ha neanche un graffio, sembra uscita veramente ieri dalla fabbrica. L'elettronica, la scheda, ha sulle spalle appena 1900 ore di lavoro. In verità, quando è arrivata qui a casa ne aveva ancora meno, ne aveva circa 1860. Poi ci ho un po' giochicchiato io, comunque non supera le 1900 ore di lavoro. E pensate che invece le mie lavatrici Electrolux, Sunny e Jetsi superano addirittura le 6500 ore di lavoro, quindi hanno lavorato veramente molto, ma molto, ma molto di più rispetto a questa francesina qui, insomma, che appunto ne ha appena 1900, quindi
La scheda elettronica può dare ancora molto, ma molto, diciamo. Ha vissuto poco, ha vissuto veramente poco. E di conseguenza anche tutti i vari componenti della macchina, come ad esempio il motore, la pompa o le elettrovalvole e tutto il resto. Diamo un'occhiata al cassetto detersivi, eccolo qua. Il classico cassetto con solo tre scomparti, uno per il prelavaggio, uno per il lavaggio, uno per l'ammorbidente. Qui c'è ancora qualche segnetto che non è proprio venuto via del tutto, dovrò ripulirlo un po' meglio. Comunque sì, anche il cassetto è stato disinfettato ed igienizzato, non ci sono depositi di alcun tipo, nemmeno nella sede interna. Riuscite a vedere? Sede interna è pressoché immacolata. Voilà. E qui sotto non l'avevamo visto nell'ultimo video, ma c'è logicamente il tappo del filtro di scarico. Come possiamo vedere, in questo modello non è presente il tubicino di scarico di emergenza, ma è presente questa pipetta, diciamo, questo componente qui che, se rilasciato, consente lo svuotamento dell'interno del filtro di scarico. Logicamente adesso non vado ad aprirlo, onde evitare che mi fuoriesca tutta l'acqua presente in vasca. Pur utilizzando un motore a spazzole, devo dire che questa lavatrice è anche abbastanza silenziosa, complice anche il fatto che sul fondo della macchina è presente una paratia in materiale plastico che va ad isolare appunto la lavatrice sul fondo. Non si tratta in verità di un pannello in polionda, come in alcune lavatrici, soprattutto di produzione Ardolux, ma si tratta proprio di un pannello in plastica. L'ho già visto in diverse lavatrici di marca Electrolux, un pannello del genere. Su alcuni modelli addirittura viene implementato anche un galleggiante in polistirolo che funge da dispositivo antiallagamento. Tuttavia questa lavatrice non è dotata di dispositivo antiallagamento tramite il galleggiante sul fondo della macchina, ma è dotata semplicemente di antitrabocco. In sostanza, quando in caso di guasto al pressostato o alle elettrovalvole di carico, quando viene superato un quantitativo d'acqua superiore ai tre quarti del cestello, si aziona la pompa di scarico e viene visualizzato un codice di errore sul display. Nello specifico, il codice di errore è 35, che sta a indicare proprio un carico d'acqua eccessivo. Come tutte le lavatrici Electrolux e non solo di produzione recente, anche questa non è immune dal fatto di utilizzare un livello d'acqua piuttosto basso, e come possiamo vedere comunque lambisce la guarnizione dell'oblò. Più o meno lì arriva al livello dell'acqua. Abbastanza tipico, diciamo, per queste lavatrici dei primi anni 2010. Ecco, questa lavatrice è un modello del 2011, fine 2011, inizio 2012, ed è quindi di 2 anni più giovane rispetto alla mia Electrolux Jetsi, nonché anche della Sunny, insomma, che sono invece due modelli del 2009. Possiamo infatti vedere, l'abbiamo già visto, diciamo, che questa lavatrice condivide con la mia Jetsi la stessa disposizione dei tasti opzione, nonché del display LCD di questo colore azzurrino. Devo dire che veramente in lavaggio il motore a spazzole si sente appena, eh.
è un motore a spazzole davvero abbastanza silenzioso. Sentiremo se ne avremo l'occasione anche in centrifuga. Comunque, prima o poi anche questa lavatrice sarà. Anche a questa lavatrice verrà dedicata una serie di video esclusivamente per lei. Quest'oggi, diciamo, è solo un po' un'anteprima, ecco. È già facile intuire dove verrà installata la francesina. Qui è già presente lo spazio tra la mia Zero Watt e la Zanussi Super Jet System, spazio che fino a poco tempo fa era riservato ad un'altra lavatrice sempre di marca Rex Electrolux, la famosa Intuition RVP 10170V, che prossimamente andrà verrà venduta, diciamo, ad un prezzo irrisorio, dai. Sì, dai, ho deciso di venderla, chiedo unicamente il costo del motore, ecco, che è una cifra comunque abbastanza accessibile per una macchina che comunque ha già una decina d'anni sulle spalle, ecco. Una cinquantina di euro per una macchina del genere ci sta. E così finalmente potrò godermi l'olandesina o la francesina, che dir si voglia. Bene, bene, finalmente era davvero ora, ragazzi. Non ce la facevo più, anche sinceramente, a vederla tutta dissezionata nell'altro garage. Insomma, ogni volta che ci entravo me la vedevo lì e mi dicevo: io con te ho un conto in sospeso. E finalmente siamo riusciti a sanare anche questo conto, rimasto in sospeso per ben 13 mesi. Anche il gruppo vasca che è stato attualmente installato in questa macchina è di tipo termosaldato, quindi logicamente bisogna utilizzarla adesso con un po' di riguardo, senza fare abuso di detersivi liquidi e cicli brevi. Ma voi che mi conoscete bene sapete già che generalmente io non faccio uso di tali programmi. Di detersivi liquidi sì, ne faccio uso, come anche mostrato più volte. La cosa importante, ragazzi, io detersivo liquido lo uso, non vi vieto di usarlo, per carità, il detersivo liquido, anzi in taluni casi, soprattutto nel caso del lavaggio di capi particolarmente delicati o in lana o in seta o anche sintetici, per l'amor di Dio, il detersivo liquido serve. L'importante è non farne abuso e soprattutto anche utilizzare dei programmi di durata e temperatura adeguata. Il compromesso migliore, secondo me, e ve lo consiglio altamente, è sempre quello di alternare un lavaggio a bassa temperatura e detersivo liquido, se proprio necessario, con un lavaggio invece ad alta temperatura con detersivo in polvere, dove con alta temperatura intendo 60 o 90 gradi, ma anche 60 gradi vanno più che bene, diciamo. Il detersivo in polvere, infatti, oltre che garantire un'ottima azione lavante sui capi, come ad esempio asciugamani, tovaglie, ma anche lenzuola o bianchi, garantisce anche un'adeguata pulizia del cestello e dell'interno della vasca della lavatrice. I detersivi liquidi, infatti, e gli ammorbidenti concentrati tendono a rilasciare e a depositare e a creare, diciamo, dei depositi melmosi all'interno della vasca, nonché dei manicotti di scarico e anche del filtro. Quindi il mio consiglio è quello di alternare i detersivi liquidi a quelli in polvere per mantenere sempre più o meno pulita la vostra lavatrice ed evitare anche di incorrere in dispendiose riparazioni, come potrebbero essere ad esempio la sostituzione del treno dei cuscinetti, della crociera o il blocco della pompa o quant'altro, ecco.
Quindi questo è il mio consiglio, cercate se possibile di alternare detersivi liquidi e basse temperature con detersivi in polvere ed alte temperature. Con le mie lavatrici, utilizzando questo metodo di lavaggio, finora non ho mai riscontrato gravi problematiche, anzi problematiche di alcuna sorta, ecco. E come ben sapete, di lavatrici fra le mani ne ho avute parecchie nel corso degli anni, per cui diciamo ritengo di potervi dare questo consiglio senza ombra di dubbio. Guardate che accoppiata, ragazzi. La nonna e la nipote. Mi raccomando, Francesina, impara dalla Zanussi Super Jet System come si fa se vuoi arrivare a 25 anni e più. Che 25 anni? Sono 29 anni per la Zanussi. Mi raccomando, eh. L'acqua in vasca si sta progressivamente riscaldando. È molto rapida nel riscaldamento dell'acqua questa lavatrice, complice anche il fatto che la resistenza scaldaacqua è perfettamente pulita e priva di depositi di calcare. Credo, fra le altre cose, come già anticipato, che i precedenti proprietari di questa macchina non abbiano mai utilizzato programmi di temperatura superiore ai 30 gradi, e quindi se da un lato questo ha contribuito alla distruzione della crociera e del treno dei cuscinetti, dall'altro lato ha contribuito a mantenere la resistenza sana e priva di depositi di calcare. Altro aspetto molto importante è proprio questo, quello della pulizia della resistenza scaldaacqua da eventuali depositi di calcare. Personalmente con 200 grammi di acido citrico una volta all'anno non ho mai riscontrato problematiche di incrostazioni o di decadimento delle prestazioni in fase di riscaldamento delle mie lavatrici. Avviciniamoci pure un pochino, diamo un'occhiata all'interno del cestello se ce la facciamo. Una bella rotazione lunga, la classica pioggerellina dagli agitatori sopra al bucato. Questo è un modello, come possiamo vedere, sprovvisto di jet system, viene utilizzato un lavaggio tradizionale di tipo a sfregamento che, come ben sappiamo, prevede un livello d'acqua in vasca basso e delle rotazioni piuttosto energiche. Come possiamo vedere inoltre, e come già anticipato, questo è un modello da 6 kg di capacità di carico. Il cestello infatti risulta essere piuttosto piccolo, come raffronto direi che in fatto di dimensioni è più o meno uguale a quello della Zanussi Super Jet System qui a fianco, che dichiara però 5 kg di capacità di carico. Possiamo vedere la guarnizione, guardate che grossa che è la guarnizione qui dell'oblò. In sostanza, in questa lavatrice è stato adattato un gruppo vasca di 6 kg di capacità, però su una carrozzeria di dimensioni standard. Sono abbastanza sicuro che la vasca impiegata in questa lavatrice si possa tranquillamente adattare su un modello di profondità ridotta. Una scelta progettuale un po' insolita, ma tant'è, diciamo.
Molto bene, molto bene. Sono soddisfatto, ragazzi. Il simbolo qui del termometro sul display rimane acceso per l'intera fase di riscaldamento dell'acqua e rimane acceso anche dopo che la scheda elettronica ha disalimentato la resistenza scaldacqua. Diciamo, questo simbolo serve un po' come promemoria per l'utente per ricordargli che la macchina si trova in fase di riscaldamento o in fase di mantenimento della temperatura dell'acqua in vasca. Pertanto, fin tanto che il simbolo del termometro è acceso, la macchina potrebbe porre sotto tensione la resistenza scaldacqua. Questo promemoria logicamente serve anche per evitare di accendere più elettrodomestici in contemporanea, come ad esempio la lavatrice o la lavastoviglie o l'asciugatrice, ed evitare quindi l'intervento del limitatore del contatore della fornitura elettrica. Pertanto si sa, fin tanto che quel simbolino lì è acceso, la macchina potrebbe porre sotto tensione la resistenza, dando luogo quindi ad un consumo elevato di energia elettrica. Quando il simbolo si spegne, o logicamente quando si passa ai risciacqui, è possibile accendere un secondo elettrodomestico, l'asciugatrice, la lavastoviglie, quello che è, insomma. Per cui il rischio di intervento intempestivo del limitatore elettrico è scongiurato. La lavatrice ha completato il riscaldamento dell'acqua e la scheda elettronica ha disalimentato il relè di pilotaggio della resistenza scaldacqua. Come possiamo vedere, il consumo di energia elettrica si è considerevolmente ridimensionato. La rotellina del mio contatore qua presente adesso gira molto lentamente. Tuttavia, sul display della macchina, come vi anticipavo prima, il simbolo del termometro rimane acceso a indicare che comunque la macchina potrebbe ancora alimentare la resistenza scaldacqua per il mantenimento della temperatura. Pertanto, eccola, una bella rotazione energica con la classica pioggerellina proveniente dai trascinatori del cestello. Lavaggio a pioggia che già ben conosciamo. Il vetro è bello caldo. Molto bene. Finora la macchina ha svolto perfettamente il suo dovere. Centrifuga intermedia al termine del terzo risciacquo, fase di bilanciamento del carico. Vediamo un po' come se la cava questa lavatrice con il bilanciamento del carico. Eccola là. Partenza in centrifuga sensibilmente sbilanciata ma stabile. Oh, ma come canta bene questo motore a spazzole! Decelerazione.
A come vedo, le centrifughe intermedie vengono svolte esattamente come nella Electrolux Energy Saver, grosso modo. Questo modello di lavatrice Electrolux, infatti, è un modello di transizione dalla vecchia serie Intuition ed Inspire alla futura serie Energy Saver o Time Manager, di cui fa parte la mia RVP 1273 TFV. Possiamo vedere, siamo passati ai risciacqui per l'appunto, infatti sul display si è acceso il simbolo del risciacquo, mentre si sono spenti i simboli relativi al lavaggio e al termometro. Le centrifughe intermedie, poiché ho inserito l'opzione extra risciacquo, si dovrebbero svolgere ad un numero di giri ridotto rispetto al numero di giri impostato. Esattamente come accade nella Jetsi. La Energy Saver invece utilizza una metodologia diversa quando viene inserito l'extra risciacquo. Quindi sì, è una serie proprio di transizione, per cui vengono mantenuti alcuni particolari della precedente serie Intuition ed Inspire, mentre altri particolari, mentre vengono adottati altri particolari della futura serie Energy Saver, come ad esempio la decelerazione durante la centrifuga intermedia e anche finale, come, vedremo dopo. Se ce la faremo, insomma, se la batteria del mio smartphone regge. In sostanza, inserendo l'extra risciacquo in queste macchine, si ritorna un po' agli anni 90, come nella Zanussi Super Jet System. Vengono eseguiti 5 risciacqui, in questo caso, ahimè, a livello basso, con delle centrifughe intermedie che dovrebbero limitarsi ai 400 o 500 giri, se ricordo bene. Almeno nella Jetsi è così. Le quarto risciacquo. Nel secondo, terzo e quarto risciacquo l'acqua viene caricata attraverso la vaschetta del lavaggio principale, mentre nel primo risciacquo l'acqua viene prelevata attraverso la vaschetta del prelavaggio. E presumo anche attraverso la vaschetta del candeggio, se qui fosse presente, ma qui non è presente alcuna vaschetta per l'additivo candeggiante. Invece è presente logicamente la vaschetta dell'ammorbidente. Qui ho già dosato un additivo ammorbidente, ovvero il Lenor Capri, che a me piace particolarmente. Mettiamo pure da parte qua il detersivo Denkmit. 34 minuti al termine del programma, siamo a buon punto. Ecco, questo è il livello dell'acqua in vasca durante i risciacqui. Viene lambita come sempre la guarnizione dell'oblò. Viene utilizzato un livello basso in sostanza, esattamente come nella Energy Saver, ma anche come nella Sunny e come nella Jetsi, insomma. In questo caso niente di nuovo, ecco, viene utilizzato un livello basso anche in risciacquo. Livello basso, ma possiamo comunque vedere che la biancheria viene comunque ben impregnata. Possiamo vedere che la biancheria è tutta ben bagnata e il livello dell'acqua arriva proprio a lambire il labbro inferiore della guarnizione dell'oblò. Me l'aspettavo, insomma, niente di nuovo fin qui. Da come sono riuscito a vedere finora, tuttavia, utilizzando il programma di solo risciacquo,
la macchina fa uso di un livello d'acqua più alto, raggiunge più o meno questa parte qua, ecco. Avrebbero potuto tranquillamente mantenere un livello d'acqua più alto anche utilizzando i programmi tradizionali, ecco, cotoni e sintetici. Non ho ancora utilizzato il programma sintetici in questa lavatrice, ma presumo che i livelli più o meno siano gli stessi del cotone. Classica oscillazione del cestello al termine della rotazione. Prestate bene attenzione. E voilà, la classica ninna nanna al bucato. Bilanciamento del carico e centrifuga intermedia al termine del quarto risciacquo. Mancano 25 minuti al termine del programma. Fase di bilanciamento del carico. Vediamo un po'. Dai, ci siamo, il carico a me sembra bilanciato. Vediamo se anche a lei sembra ben bilanciato. Forza e coraggio. Ok. Partenza in centrifuga ben bilanciata, il classico primo spunto, il primo spunto della centrifuga logicamente serve a rimuovere il grosso dell'acqua presente nel carico, quindi diciamo è una sorta di spunto di alleggerimento, ecco. Dopodiché la macchina si ferma, ribilancia il carico e parte con la centrifuga intermedia vera e propria. Vediamo un po'. Ribilanciamento del carico, salvo appallottolamenti. Dai, su. Che nonna Zanussi a quest'ora stava già centrifugando, eh? Maledettamente frustrante questa cosa, caspita. Ok, dai, che ci siamo. Mi piace questo motore a spazzole come canta. Si sente che anche lui non deve avere molte ore di lavoro sulle spalle. Ha ancora una gran voce.
rispetto al povero ACC della mia Sunny, che diciamo invece ne ha viste ormai di cotte e di crude. Ce la faremo entro stasera? Ok, ce l'abbiamo fatta. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Sentite, sentite il motore. E voilà, spunticino di centrifuga. Un po' sofferta la partenza, ma portato a termine correttamente. No, non ancora portato a termine. Ehi, questo era solo un rallentamento. Noto con piacere che il gruppo Vasca, almeno a velocità di centrifuga così ridotta, risulta essere abbastanza stabile. Sono curioso di vedere dopo a 1400 giri come si comporterà. Speriamo si comporti ugualmente bene. Giriamo un po' l'angolazione da questa parte. Possiamo vedere, sì, abbiamo una leggera oscillazione del gruppo Vasca, ma tutto sommato molto ben ammortizzata. Gli ammortizzatori di questa lavatrice sono nuovi di zecca, fra le altre cose. Nel senso che comunque anche loro hanno vissuto molto molto poco e risultano ancora belli carichi. Minuti al termine. Guardate qua che razza di accrocco di tubi in PVC per allacciare i vari tubi di scarico, uno della Zerowatt, uno della Zanussi e chiaramente quello della Francesina. Che razza di sistema. Vabbè, improvvisato ma comunque funzionale, dai. Centrifuga intermedia conclusa, adesso dovremmo passare al quinto ed ultimo risciacquo con prelievo dell'additivo ammorbidente. Ed eccolo qua. Quinto ed ultimo risciacquo con ammorbidente. Naturalmente tutti e cinque i risciacqui si svolgono al livello che abbiamo visto nel risciacquo precedente, quindi con il livello d'acqua che lambisce la guarnizione dell'oblò. E questo, diciamo, è quanto. Per il risciacquo finale, sia che l'opzione extra risciacquo sia inserita o meno, il carico dell'acqua avviene in due tempi. Viene prima caricata l'acqua ad un livello bassissimo, la lavatrice compie una rotazione e mezza, successivamente il carico dell'acqua riprende e viene raggiunto il livello canonico fino alla parte bassa del labbro della guarnizione dell'oblò.
esattamente diciamo come le sorelle Jetsy e Sunny. Come anticipato già in precedenza, nonostante il livello d'acqua in vasca sia basso, la biancheria viene correttamente imbibita. Riuscite a vedere il livello? Si vede poco, credetemi sulla parola, arriva lì alla parte bassa della guarnizione. Eccolo. Scarico dell'acqua del quinto ed ultimo risciacquo. Oh, la pompa di scarico ha deciso di deliziarci con un sound a noi molto caro. Sentite un po'. Guardate come si agita anche il tubo di scarico qua. Un tubo di scarico agitato qua. Bene, sul display si è acceso il simbolo della centrifuga e adesso ci prepariamo per l'esecuzione appunto della centrifuga finale alla velocità impostata di 1400 giri. Bilanciamento del carico, vediamo un po' se andrà liscio o se sarà tormentato come il precedente. Questa lavatrice Electrolux francesina non spegne la pompa di scarico durante le fasi di bilanciamento del carico, come invece accade per l'Electrolux Energy Saver. Quindi anche in questo caso viene mantenuto questo particolare dalle precedenti serie Intuition ed Inspire. Spunto di centrifuga. Con consistente fuoriuscita d'acqua dal tubo di scarico. Quindi il carico presente nel cestello con questo primo spunto è stato alleggerito. E adesso nuova fase di bilanciamento del carico per la centrifuga vera e propria. Ah, cari amici, ora si farà davvero sul serio con i 1400 giri al minuto. Guardate, guardate, questo tubo di scarico vuol proprio scappare via oggi, eh? Sembra indemoniato. Danza a ritmo di growing, growing, growing. Anche stavolta il bilanciamento ci fa un po' soffrire, ma sembra che ce l'abbiamo fatta. Ed abbiamo una partenza un po' sbilanciaticcia, con un po' di oscillazione del cesto. Decelerazione,
tuttavia senza arresto. Quindi ricapitolando, la centrifuga finale parte con un primo spunto alleggeritore, dopodiché il carico viene ribilanciato, viene eseguito un secondo spunto, il cestello rallenta di nuovo ed abbiamo la partenza definitiva della centrifuga finale. Adesso parte la scalata verso i 1400 giri. Nel frattempo la pompa di scarico magnetica ci delizia con il suo tipico sound che fa sempre piacere sentire. Almeno a me fa molto piacere sentire il sound della pompa di scarico, ecco. È un suono quasi ipnotico, direi. E voilà! A inizio la scalata. Qui dovremmo essere a circa 1000 giri al minuto. Accelerazione ai 1200 giri al minuto. Avete notato che il motore per una frazione di secondo si è fermato per poi ripartire a 1200 giri al minuto? Questo è perché il motore di questa lavatrice Electrolux è un motore a spazzole, come ben sappiamo, è dotato del cosiddetto avvolgimento di mezzo campo, che in verità non è proprio un avvolgimento, in sostanza viene fatta una presa centrale all'avvolgimento statorico del motore a spazzole e questa presa centrale viene alimentata per poter raggiungere un numero di giri particolarmente elevato. Se ne avrò l'occasione di mostrarvelo, ve lo mostrerò con un esperimento di laboratorio, quanto vi ho appena accennato. In sostanza l'avvolgimento statorico del motore a spazzole viene alimentata solo metà dell'avvolgimento statorico, non tutto l'avvolgimento. Si chiama proprio avvolgimento di mezzo campo. E con questo siamo giunti all'accelerazione finale a 1400 giri al minuto. Abbiamo un po' di vibrazione del mobile, come possiamo vedere.
complice anche il fatto che la lavatrice si trova su un pavimento leggermente sconnesso e probabilmente anche i piedini non sono ben regolati. Guardate, c'è un po' di vibrazione, si riesce a vedere in controluce. E complice anche il fatto che il carico è leggermente sbilanciato. Comunque sia, questa è la centrifuga a 1400 giri al minuto della francesina con la vasca nuova. Come vi sembra il motore a spazzole qua? Non mi sembra poi così rumoroso, dai. Ultimo minuto. La velocità di regime in centrifuga viene mantenuta per circa 2 minuti, 2 minuti e mezzo circa. Ed ecco la conclusione della centrifuga con decelerazione del cestello, che avviene sempre molto dolcemente. Essendo questo un motore a spazzole, il motore non viene frenato al termine della centrifuga, ma la decelerazione avviene, diciamo, per inerzia, ecco, come anche nelle vecchie lavatrici dotate di motore a induzione. Il cestello si ferma pian pianino, progressivamente. Nel caso dei motori inverter, invece, l'elettronica di gestione funge anche da freno per il motore viene frenato elettronicamente, ma non è questo il caso, per l'appunto. Fase di srotolamento del carico, che prevede 3 rotazioni a bassa velocità. Possiamo vedere che il carico si è completamente staccato dalle pareti del cestello, e con questo il programma di lavaggio è terminato, attesa dello sblocco del micro ritardatore. Questa lavatrice, pur essendo un modello di fascia medio-alta, diciamo, fa uso del classico micro ritardatore tradizionale, quello in cui occorre attendere 1 minuto per la sua disecitazione. Non viene fatto uso invece di un micro ritardatore a rilascio istantaneo. Vabbè, scelta progettuale, diciamo. Durante lo sblocco del dispositivo micro ritardatore, il LED con il simbolo della chiave lampeggia. Quando il LED si spegne, il display si azzera e vengono emessi i classici 3 beep di fine programma. Quanto è lungo 1 minuto. Ce la possiamo fare? Eccolo là. Programma concluso.
possiamo spegnere la lavatrice tramite il selettore dei programmi posizionandolo sullo 0 e possiamo aprire il cestello. La biancheria è pressoché asciutta, perfetta, non è rimasto praticamente, il tasso di umidità è praticamente ridotto veramente al minimo con una centrifuga di 1400 giri al minuto. Perfetta ragazzi, veramente, questa qua si può stirare subito volendo. Ah, ragazzi, che bellezza, che buon profumo anche che esce dal cestello. Non riuscite a sentirlo voi dall'altro lato dello schermo? È un vero peccato, cari amici. Ed è anche una bellezza sentire, diciamo, il profumo di biancheria lavata di fresco piuttosto che l'odore di muffa e di marcio della vasca precedentemente installata in questa lavatrice, ecco. Molto bene, per questa video anteprima è tutto, spero che vi sia piaciuta. Datemi un vostro parere su questa lavatrice, lasciatemi un commento, lasciatemi un mi piace, insomma, vedete voi. Io vi ringrazio per la visione, ci vediamo presto con qualche nuovo contenuto. Alla prossima e statemi bene. Ma tu guarda il piccione appoggiato sopra l'antennone. Ma caro il mio piccione, io ti tiro sotto col macchinone. Ha ha ha.